Davide, una partita giocata a grandi ritmi, la Masese porta via 3 punti, il momento è veramente d'oro, ora si guarda sicuramente al futuro con un grande ottimismo. Sì, questa sarà una partita molto difficile contro un avversario tosto, un avversario organizzato, un terreno di gioco difficile, siamo stati bravi ad adattarci più che altro al terreno, a pochi fronzoli e sfruttare poi le nostre potenzialità anche in avanti, la compattezza di squadra, la linea difensiva fortissima perché non abbiamo sbagliato nulla ed è un risultato veramente molto molto importante su un campo difficilissimo. Allora, la partita secondo me nel primo tempo è stata giocata a dei ritmi veramente alti, incredibili. E poi nella ripresa la River Pieve da par suo non si è data per vinta nemmeno se era in inferiorità numerica. In effetti dopo aver preso il secondo gol addirittura è sembrata ancora più aggressiva. Insomma, quindi questi sono 3 punti veramente pesanti in ottica classifica. Sì, sì, 3 punti importantissimi. L'inferiorità numerica da parte loro non si è vista perché non hanno mollato di un centimetro, quindi la partita è stata tosta fino al 94esimo. Il secondo gol ci ha agevolato un pochino più le cose, abbiamo giocato di rimessa, abbiamo avuto qualche altra occasione, ma ti ripeto, siamo in un momento che adesso la Masese farà parlare di sé. E io ho detto anche ai ragazzi che è un messaggio per tutti quanti. Ecco. I playoff sono, la zona playoff è a 2 punti, quindi a parte il rammarico per alcuni punti persi per strada in maniera un po' ingenua, diciamo adesso sono a 2 punti, siamo solo alla seconda del girone di ritorno, insomma si può fare veramente un pensierino a poter provare a raggiungerla. Ma i pensierini li fate voi, noi li facciamo noi, sì. Ecco, noi dobbiamo cercare di ricominciare martedì ad allenarci bene, ad affrontare la prossima con questa determinazione, qualità, voglia e poi i conti si tireranno alla fine. Certamente la Masese, questa squadra è destinata per le potenzialità che ha ad avere un posto di rilievo in questo campionato qui. Io, se ti ricordi, qualche partita fa te lo dissi e le cose ci stanno dando ragione, però ti ripeto, non dobbiamo mollare di un centimetro, ma questo è un gruppo straordinario, un gruppo che lavora giorno per giorno in una maniera incredibile e i risultati sono la logica conseguenza. Io volevo adesso cominciare a parlare un pochettino dei singoli, hai detto della difesa che è stata veramente il basamento sul quale è stata appoggiata questa vittoria e chiaramente Terigi e Zavatto, insomma, non li scopro certo io, ma voglio mettere l'accento sulla partita di Marchini che secondo me anche oggi è stato fantastico. Giocatore di altra categoria, umiltà. Professionalità, recuperi clamorosi, veramente era indietro magari un paio di metri e recuperava su giocatori che insomma non sono lenti. No, ti ripeto, la serietà del giocatore, quello che mette in campo, l'intelligenza tattica, la qualità che ha, un giocatore destinato ad altre categorie. Diciamo lui, ma diciamo tutto il gruppo di lavoro, questo io dico che è un centrocampo, non ho visto tante squadre ancora, ma penso che sia uno dei più forti della categoria. In avanti abbiamo un giocatore che basta due campallone fa un gol, Maggiari si è integrato alla grandissima anche lui nel nostro contesto e quindi adesso va tutto bene, ma teniamo i piedi per terra perché ci possono essere sempre cali di tensione, ci possono essere momenti di difficoltà, però ti ripeto, questa è una squadra destinata a far parlare di sé. Ho visto che in tutte le partite da quando è arrivato hai fatto entrare Dutil, due parole su questo ragazzo che insomma ha già fatto le sue presenze. Sì, e mi piacerebbe dargli ancora più spazio, però a livello fisico e ancora del lavoro che deve fare, tanto lavoro sporco, è ancora un pochino in apprendistato, quindi conto di dargli più spazio perché è un ragazzo di qualità, è un ragazzo molto tecnico, in questo momento qui sta facendo una fase di inserimento, però arriverà anche il suo tempo. Benissimo, ti ringrazio e in bocca al lupo.